Allora, questa mattina cosa facciamo? Siamo veramente davanti a un'istituzione, una cosa che è stata praticamente nel tessuto di Sestri da decenni e decenni e decenni. Siamo allo storico Bar Luigi, nuovo Bar Luigi, che ha riaperto dopo una ristrutturazione veramente eccezionale, con cose belle, prelibate, che andremo chiaramente poi a sapere e a chiedere alla nostra amica Nunzia. Seguiteci, mi raccomando, PS Produzioni, Rock Up, ciao! Ciao amici, questa mattina siamo a Sestri. Voi direte, ma siete sempre a Sestri? No, quasi sempre a Sestri. Perché sempre a Sestri? Perché a Sestri succede sempre di tutto. E noi siamo dove? Siamo in un caposaldo di quella che è stata la Sestri vecchia, la Sestri nuova e la Sestri del domani. Siamo al famoso e posso dire storico Bar Luigi. Esattamente, Bar siamo Luigi, con la nuovo signora, Bar Luigi. Nuovo Bar Luigi. Siamo con la signora Nunzia, che è la titolare, dico bene? Benissimo, benissimo. Sì. Tra l'altro tutto nuovo, tutto è stato un periodo chiuso perché giustamente poi è stato un po' rimesso, non un po', è stato rimesso a nuovo completamente, però la tradizione è sempre la stessa. Sempre la stessa, produzione la stessa, con i nostri cannoli, le nostre focacce, abbiamo ampliato con un po' di mezzogiorno. Tanto io mi sono già fatto una scorpacciata di cannoli che sono strabuoni, esageratamente buoni, ma la novità è il mezzogiorno. Il mezzodì. Il mezzogiorno. Facciamo come nostra tradizione cose semplici al buone. Momento buone e genuine, fatte al momento, qualche primo, qualche secondo, torte salate, contorni, pizzette, focaccine farcite, tramezzini, toast. Cioè io vabbè, a parte che io naturalmente mangerei esclusivamente i cannoli perché sono famosi penso in tutta Italia, in tutta Europa. Li portano anche fuori, sì, certo, come le mie meringate. Come le tue meringate. Ecco, quelle lì non l'ho mai assaggiate, assaggerò anche quella, assaggerò anche quella. E i miei zuccotti. Pure quelli. Anche, e torte gelato. E poi mi tocca correre sul tapis. Ascolta, come mai questa novità? Nel senso, voi siete stati un'istituzione, non di me, qui abbiamo le persone che camminano sotto le gambe, ma noi non ci facciamo nessun problema. No, 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 perché devono andare a servire le nostre cosine. Noi, voi siete stati un po' un'istituzione, parliamo della scuola della Sestrese, parliamo di tanti personaggi che hanno girato per Sestri, siete stati un po' per tanti anni il centro di Sestri dove succedeva tutto, dove c'erano i personaggi. Come mai questa inversione di tendenza? La tendenza sta nell'aggiornarsi, nel portare avanti un discorso che io avrei voluto portare avanti anni fa ma che non c'ero riuscita, e adesso fortunatamente avendo l'opportunità di mettere su una cucina realizzo il mio sogno. Ah, perché prima c'erano dei problemi tecnici, logistici. C'erano dei problemi tecnici, adesso è tutto a posto e posso cucinare. Perfetto, qui abbiamo sempre le persone che ci passano avanti e indietro, che poi andremo a cercare. Vedo che siete anche molto forniti per quanto riguarda il vino, per quanto riguarda tutte le cose champagne, champenoise, tutte le cose spumanti, cose liquori. Io però guardo sempre lì che c'è la roba dolce. Ascolta, una cosa, Sestri, ora parliamo un pochettino di questa delegazione che poi non è una delegazione ma è una città nella città, come si dice sempre, è cambiata indubbiamente, è sempre, però voi rimanete sempre allora, nel tessuto di Sestri. Noi siamo nel tessuto, il nostro tessuto che è quello dei nostri affezionatissimi e che ringrazio tantissimo clienti, che sono tornati numerosi. Ci saranno rimasti, scusami, saranno rimasti un po' spaesati, qualcuno si è messo anche a piangere quando ho aperto, finalmente avete riaperto. Sono io una bellissima clientela, questo è un paese dinamico, certo. Io ho una bellissima clientela e ringrazio tutti quanti veramente per quello che stanno facendo per me, che è molto. Allora, noi possiamo dire che a Sestri ci sono tanti, tanti, diciamo così, locali dove si mangia, dove si può passare il mezzogiorno, però Bar Luigi penso che sia sempre il number one, no? Perché indubbiamente con la storia e la tradizione che ha, poi i cannoli che ha. Cannolo, mi vuoi far lavorare anche di notte Sono buoni, sono buoni, anche di notte, certo.
lavoreremo anche di notte per voi. Sicuramente sì, cosa possiamo ancora dire? Viva il Bar Luigi, speriamo che la cosa funzioni, sicuramente non sarà un problema perché voi siete bravi, la roba è buona. Abbiamo dalla nostra la freschezza. Ora c'ho la fissa dei cannoli. Caro Barbiero, PS Produzioni, cosa faccio adesso? Mi vado a mangiare un altro canone. Grazie. Bar Luigi, la signora Nunzia è qua. Vi arrivederci. Attendo. Ciao. Ciao, a presto. Ci è beccata la Federica. Mi sono impegnata. Stai facendo le spremute. Le spremute. Tu sei praticamente il futuro del Bar Luigi. La terza generazione. Vediamo come va. Come andrà? Andrà sicuramente bene. Beh, ci scappa qua, guarda qua. Adesso stiamo vedendo in diretta come si fa una spremuta. Spiegami un po' come si fa una spremuta. Si taglia l'arance, ecco, fin lì si mette un po' a posto perché stamattina abbiamo lavorato, certo, abbiamo tutto da mettere a posto. Si spremono le arance, non troppo, perché sennò troppo, esce il gusto amaro. Ah, esce amaro? Sì, eh. Non lo sapevi? No, assolutamente no. Ora lo sai. Bene. Allora, attenzione che qua ci tagliano le gambe. Attenzione che qua abbiamo cose da tutte le parti. Via, una è pronta, un'altra, attenzione non troppo sennò poi diventa amara. Ci proviamo, eccoci qua, perfetto. Sono un po' stretta qua. Sì. Comunque niente, ascolta, tu sei contenta di questa situazione? Certamente, mi piace, sono contenta, abbiamo un bello staff e tanta voglia di fare. Perfetto, allora non ti stresso più di tanto, salutiamo Federico. Grazie. Ciao. Mille, grazie a tutti. Grazie a te.